Perfetto, buongiorno amici e amiche, eccoci qua a Piazza del Municipio, maschio angioino alle mie spalle, si celebrarono, non so se ricordate, gli stati generali del turismo, Napoli 2020, e da allora stiamo cercando di capire se e cosa è cambiato. A voi il servizio. Siamo in compagnia del presidente FIAVET Campania Basilicata, il dottor Ettore Cucari, al quale a mazza secca così chiediamo lo stato di salute del turismo in Campania. Ma in Campania il turismo sicuramente sta aumentando come aumenta tutto il resto del mondo e chiaramente dovremmo consolidarlo, fare attenzione, migliorare la parte dell'accoglienza dove siamo sicuramente carenti. Bisogna darsi da fare, non possiamo pensare di avere raggiunto un traguardo, assolutamente no, non se ne parla proprio. La potenzialità è alta, c'è, ora bisogna fare in modo tale che si organizzi quello lì che abbiamo. La sensazione è che si stia vivendo di nuovo di rendita come nel periodo ante colera, non so se si ricorda, presidente, dove la gente pizza e mandolino o sole mio e veniva a Napoli. Cosa si sta facendo realmente per programmare e promuovere il turismo in questa città? E se non si sta facendo, cosa manca? Il turismo è arrivato in questa città, in questa regione, per le disgrazie altrui. Si sono chiusi dei mercati e i turisti hanno trovato più opportuno venire in Campania, venire in Italia, venire a Napoli. Che cosa si sta facendo? Ma probabilmente si sta parlando molto, si sta facendo poco. Sappiamo che è inutile enunciare tutte quelle lì che sono le difficoltà che trova il turista quando arriva, le conosciamo, la sicurezza, la mancanza di mezzi pubblici, le infrastrutture in generale e l'accoglienza in generale. Anche per la promozione siamo abbastanza carenti, arriviamo sempre in zona Cesarini all'ultimo momento. Lei ci raccontava a telecamere spente che veniva appunto da una fiera internazionale, quella di Madrid. Sì, la fiera di Madrid che è un'importante fiera internazionale, dove lo stand dell'Italia, in cui era presente anche la Campania, insieme a altre poche regioni per la verità, era uno stand da Italietta, non era uno stand da Italia. Siamo sempre bravi nel crogiolarci, nel raccontare abbiamo questo, abbiamo quest'altro, però poi ne approfittiamo poco, non riusciamo a programmare. Stati Generali 2020, noi ci incontrammo quel giorno al Maschio Angioino, lei fu scettico rispetto a quella iniziativa, oggi? Non è successo niente, naturalmente non è successo niente, chiacchiere tante, si continuano anche a fare le chiacchiere, adesso si parla del DM, quindi Destination Management. Anche in quel caso si parla moltissimo, però la realtà la vediamo qui, basta guardarsi attorno, la realtà è quella che vediamo. Quindi soluzioni se ne ha? Soluzioni sono una collaborazione tra pubblico e privato che auspichiamo da un sacco di tempo, programmazione proprio fatta dal pubblico e dal privato. E se si comincia veramente a mettersi attorno a un tavolo, a programmare con i tempi giusti, con i modi giusti, probabilmente qualcosa si può fare. La materia prima c'è, l'Italia è bella, la Campania è bella, Napoli è bella. Ultima domanda e poi la lascio. FIAVET non è un ente promotore, ma cosa fa? Sta a guardare? No, lo stiamo a guardare assolutamente, cerchiamo di darci da fare, di fare rete tra di noi, di fare promozione, ci mettiamo con la valigetta in mano e andiamo fuori, quindi andiamo spesso e volentieri alle nostre spese. Ringraziamo il presidente Cucari, in bocca al lupo per il suo lavoro. Altrettanto a voi, voi in bocca al lupo. Siamo in compagnia del dottor Spartano, proprietario e anche direttore della bellissima struttura Palazzo Turchini qui in via Medina, al quale rivolgiamo la stessa domanda che abbiamo fatto anche a altri suoi colleghi. In termini percentuali, come è andato? Qual è l'andamento dei flussi natalizi pre e post? Adesso, per quanto riguarda l'incremento turistico sulla città e quindi anche noi che facciamo parte di una struttura ricettiva, non possiamo che confermare che i dati sono tutti quanti in rialzo. Si viaggia da una media che oscilla tra l'85 e il 92-93%. Siamo nella media generale. Quindi siamo praticamente nella media generale. Ovviamente tutto questo è dovuto, diciamo così,
al fatto che la città sta riscuotendo molto successo, non tanto quanto per i servizi che vengono offerti, che purtroppo risentono ancora delle carenze, possiamo dire oramai storiche, della città, quindi vedi trasporti, vedi sicurezza, ma ci auguriamo appunto che l'amministrazione in questo momento si sta dando da fare e ci auguriamo che i risultati di miglioramento possano continuare. Del resto gennaio, come sarà sicuramente anche febbraio, si mostra sempre in maniera, diciamo così, non eccellente come ci auguravamo che fosse, ma questa è anche storia, insomma, del flusso turistico sulla città. Ovviamente se migliorano i servizi ci auguriamo che queste flessioni che si risentono in questi mesi iniziali dell'anno possano senz'altro migliorare e quindi darci sicuramente quel successo che poi tutti quelli che lavorano nel settore meritano. Turismo non vuol dire soltanto ricettività nelle strutture alberghiere, ma tutto quello che ci gira intorno, quindi è un'impresa vera e propria. Dottor, io però volevo, senza togliere la parola, fare un'ulteriore domanda. Cosa manca alla città per fare quel famoso salto di qualità che tutti si aspettano? Guardi, mi devo ripetere, purtroppo manca, la città ha tutte le carte in regola per essere una città di successo e di accoglienza, c'ha cultura, c'ha storia, c'ha bellezza paesaggistica, del resto tutte le fiction che in questo periodo, nonché riprese cinematografiche, si stanno facendo della città, non fanno altro che porre in evidenza quello che è la storia della città, che è una storicità oramai risaputa in tutto il mondo. Il flusso turistico fortunatamente si sta ampliando anche con quello che è un flusso non più solo nazionale ma anche estero, e questo non può che farci contenti, ecco, insomma. L'essenziale è avere sempre una politica tariffaria adeguata a quello che la città è in grado oggi di offrire. E continuando a parlare di turismo, siamo in compagnia di Francesco Muolo, portiere di una bella struttura 3 stelle qui in Piazza Municipio, perlomeno nelle immediate vicinanze. Com'è andata la stagione turistica? Non intendo chiaramente tutta quanta, ma perlomeno tutto il periodo delle festività natalizie post e pre. Periodo natalizio abbastanza bene, compreso il Ponte dell'Immacolata, Natale, Capodanno, fino all'Epifania si è lavorato abbastanza bene. Ma in percentuale, poiché ci è stato detto in alcune altre strutture 97-98% di occupazione, lei ha registrato questo stesso dato? Sì, 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 sì. Ah, quindi è un dato? Un dato acclarato, sì. Va benissimo. Adesso invece c'è un picco al contrario. Vale a dire? Percentuale un 30%. Di occupazione camere? Occupazione camere, sì. Va benissimo, grazie. Prego, prego, buongiorno.